Nel suo intervento ha parlato dei punti di contatto tra liquidità regolamentare e gestionale. Quali sono? Nella storia la parte regolamentare e la parte gestionale dei sistemi informativi delle banche sono state stratificate da una serie di interventi: il bilancio, la matrice, l'ICAP e ultimi LCR NSFR. I punti di contatto sono proprio gli aspetti che riguardano i trattamenti specifici di queste aree e i mattoncini delle informazioni che contribuiscono a produrre questi indicatori. Il mio punto di vista, il nostro punto di vista, è che non si può prescindere da integrare i dati, i trattamenti e le informazioni se si vuole far sì che la liquidità sia un fatto non solo regolamentare ma anche gestionale. Perché è vero che devo fare un bilancio, una matrice, ma è anche vero che la liquidità serve per prendere decisioni operative. E al di là dei dettagli, dei modelli che via via evolvono, se i mattoncini di base non sono gli stessi, il risultato non può essere coerente. E quindi i punti di contatto sono tutta una serie di spunti, dai bucket della maturity ladder ai trattamenti dei prodotti finanziari trattati in matrice, in bilancio, in modo diverso rispetto ai modelli finanziari, che fanno sì che ci sia un quadro che oggi è molto articolato, ma se vogliamo pensare un percorso verso Basilea 3 deve portare a un'architettura di integrazione in cui questi mattoncini via via si vanno a comporre mappandone le differenze, mettendoli a confronto in un percorso di convergenza verso un'architettura target. Che cosa proponete per raggiungere questo obiettivo? Proponiamo di mappare in ciascuna azienda bancaria i filoni verticali che oggi vedono, ahimè, separato il mondo regolamentare e il mondo gestionale, conoscere bene per ciascun filone le informazioni che vengono trattate, i passaggi attraverso cui queste informazioni passano per produrre delle sintesi, che sia un indicatore gestionale o una voce di matrice, e predisporsi a un processo di convergenza, di quadratura e di coerenza informativa che sia più idoneo ad accogliere un domani la regolamentazione 2015 dell'LCR e 2018 dell'NSFR.